Fratelli carissimi, abbiamo celebrato l'Epifania, la manifestazione di Dio alle genti, ai popoli. E oggi la Chiesa ci conduce su questa alba, in questa alba della missione del nostro Signore Gesù Cristo. Vedete che il Vangelo inizia con l'arresto di Giovanni. Questo è un punto fondamentale. L'arresto e poi la morte di Giovanni sono il segno per Gesù che è giunto il momento di ritirarsi nella Galilea, di lasciare Nazareth e andare ad abitare a Cafarnao, in piena Galilea, in questo territorio così complesso, così pericoloso per la fede di Israele. Da una parte l'arresto di Giovanni, un evento doloroso, un evento che presagiva la morte, la pena capitale, per chi aveva avuto il coraggio di annunciare la verità. Giovanni è il precursore anche perché è entrato laddove Gesù sarebbe dovuto entrare. È entrato prima di Gesù in quel carcere che è l'esito della menzogna del demonio, che è l'esito dell'orgoglio, della superbia, che non accetta di essere contraddetto, di essere messo in discussione. Per questo Gesù riconosce in questo evento il segnale che la missione doveva iniziare. E si ritira nella tua vita, nella mia vita. Si ritira, cioè si lascia sommergere nella realtà, piena di compromessi, piena di difficoltà, piena di contraddizioni, di incoerenze, realtà di peccato, di chi vive, come tutti noi, lambendo il mondo. Nel mondo, ma non del mondo. E purtroppo tante volte risucchiati da questa risacca che ci porta laddove non vorremmo andare. Bene, Gesù sa che la tua realtà, la mia realtà, è questa. Che ogni giorno ci troviamo a combattere, spesso, quasi sempre a soccombere a questa corrente, a questa risacca più forte di noi, anche se alle volte sprovveduti o proprio in virtù della superbia, ci mettiamo lì davanti a queste onde, davanti a questa corrente quasi sfidandola, no? A petto in fuori. Mentre invece l'unico modo per entrare nella storia e non lasciarsi sorprendere, risucchiare dalle correnti mondane, dei criteri, delle ideologie, le tentazioni che riceviamo tutti i giorni di fronte a una situazione difficile che si presenta in famiglia, di fronte a una malattia che ti coglie improvvisamente, di fronte a quel problema che proprio non ti eri aspettato, quel tuo figlio che scopri essere schiavo di stupefacenti, o che tua figlia ha deciso di abbandonare la chiesa, di abbandonare ciò che ha ricevuto da te e prende il largo risucchiata da questi marosi. Bene, fratelli, c'è un modo per non lasciarsi sopraffare dai marosi, dalle correnti. È quello che ci mostra oggi il Signore, nascondersi, rannicchiarsi, ritirarsi. Gesù si ritira, viene a prendere su di sé tutte le sofferenze, tutte le ingiustizie, tutti i dolori, tutte le malattie. E c'è un modo per essere liberati ogni volta che si presentano da queste tentazioni, dai sofismi con cui il demonio aggredisce la nostra mente. Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Convertirsi, la metanoia, cambiare mentalità, appoggiarsi a colui il quale ha il potere di difenderci in mezzo alle risacche del mondo. E questa è la parola più grande che possiamo ricevere. E questo è il cuore dell'annuncio del Vangelo, del Cherigma. Convertiti, perché il regno dei cieli, quello che tu aspetti, il regno dove il demonio non ha potere, dove il demonio non può entrare, il regno dove regna la giustizia, perché regna la verità e regna la misericordia, è vicino, perché viene con Cristo, viene con Lui, è Lui il regno, è Lui colui il quale ha il potere di salvarti. Cafarnao vuol dire villaggio della consolazione, consolare. Gesù è l'unico che può stare con chi è solo, perché davanti al demonio sei solo, siamo soli. A nulla vale nostra moglie, a nulla vale nostro marito, a nulla vale la nostra cultura, quello che abbiamo studiato. Solo vale Cristo, l'unico che ci può consolare. Allora, in mezzo a questa Galilea, che è la nostra vita, che sono le nostre strade, i nostri uffici, le nostre scuole, che sono le nostre case, che sono i negozi dove ci rechiamo, che sono le nostre metropolitane. In questa Galilea c'è come un enclave, il regno di Dio, che ci è offerto anche oggi. Per questo Dio si è fatto carne, per offrire a noi e al mondo questa enclave, questo villaggio della consolazione, questo luogo che poi diventerà la casa di Pietro, la casa dove Pietro è posto come pietra, la Chiesa. La comunità cristiana. Una catechesi di Papa Francesco, quando parla di Rachele che piange i suoi figli e non vuole essere consolata, ci insegna, Rachele, quanta delicatezza ci viene chiesta davanti al dolore altrui. Per parlare di speranza a chi è disperato, bisogna condividere la sua disperazione. Per asciugare una lacrima dal volto di chi soffre, bisogna unire al suo il nostro pianto. Solo così le nostre parole possono essere realmente capaci di dare un po' di speranza. Dio, con la sua delicatezza e il suo amore, risponde al pianto di Rachele
Rachele con parole vere, non finte. Trattieni il tuo pianto, i tuoi occhi dalle lacrime, perché c'è un compenso alle tue fatiche, oracolo del Signore. Essi torneranno al paese nemico. C'è una speranza per la tua discendenza. I tuoi figli ritorneranno nella loro terra. Questa donna che aveva accettato di morire al momento del parto perché il figlio potesse vivere con il suo pianto è ora principio di vita nuova per i figli esiliati, prigionieri, lontani dalla patria. Al dolore e al pianto amaro di Rachele il Signore risponde con una promessa che adesso può essere per lei motivo di vera consolazione. Il popolo potrà tornare dall'esilio e vivere nella fede, libero, il proprio rapporto con Dio. Le lacrime hanno generato speranza. Le lacrime hanno generato speranza. Questa è la stessa cosa che abbiamo visto nell'inizio del Vangelo. Il carcere di Giovanni ha generato la speranza perché ha condotto Cristo, ha acceso la missione. Come le tue lacrime, le nostre lacrime, accendono la missione di Cristo verso di te. È Lui che ti può consolare, è Lui che può entrare nella tua solitudine, è l'unico. Perché con Lui arrivano gli apostoli, con Lui arriva la Chiesa, con Lui arriva il Regno di Dio. Questo territorio franco, questo territorio nel quale possiamo riposare, nel quale ci sentiamo amati, nel quale ci sentiamo consolati, salvati, perdonati. Proprio quello che oggi segna la nostra vita con la sofferenza, con l'angoscia, con la frustrazione, con la solitudine. Proprio questo è il terreno dove viene Cristo, il terreno dove come un seme Gesù è gettato e getta la sua vita per fecondarla. Questo è il discernimento che ha Gesù. Questi sono gli occhi che Gesù dà alla sua sposa, che è la Chiesa, che è unita a Lui in una sola carne, che vuole dare a te e a me gli occhi della fede, che sanno riconoscere nel carcere dell'amico, del precursore, proprio ciò che prelude e apre le porte alla salvezza, apre le porte al regno dei cieli perché arrivi a te, perché ti coinvolga, perché ti assorba, perché ti abbracci, perché ti accolga. Quello che oggi ci fa soffrire è la terra fecondata da Cristo. Per questo Cafarnao, villaggio della consolazione, è il luogo dove Gesù si ritira, dove Gesù si lascia immergere nella solitudine, nel dolore tuo e mio. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce, la luce che abbiamo celebrato ieri nell'Epifania, questa luce che è l'unica che ha il potere di squarciare il buio di un sepolcro, la luce della Pasqua, perché nel giorno dell'Epifania abbiamo ascoltato dal diacono o dal sacerdote l'annuncio, la tromba dell'annuncio della Pasqua e poi di tutte le festività liturgiche che celebreranno liturgico. Cioè nel giorno in cui Dio si manifesta ai popoli pagani, a te, a me, il giorno in cui la luce della verità, la luce dell'amore, la luce della misericordia di Dio giunge sulla terra e si manifesta e si fa presente, subito ci viene annunciato il mistero pasquale, ci viene annunciato la vittoria di Gesù Cristo sulla morte, la luce che ha il potere di spezzare le tenebre, lo splendore del Re ha vinto le tenebre del mondo, lo splendore del Re. Allora Cristo scende nella morte per deporre lì la luce della sua vittoria sulla morte, sul peccato. E questa è l'unica consolazione. La Chiesa è inviata nel mondo attraverso il martirio, attraverso il prendere su di sé i peccati di questa generazione, come di ogni altra generazione. La sofferenza dei cristiani è fecondissima e bonifica la terra degli uomini, la vita di questo modo. Allo stesso modo, tu ed io siamo chiamati a gettare la nostra vita nel mondo di tuo figlio, nel mondo di tuo marito, nel mondo di tua moglie, a gettarla, perché è Cristo che ha preso possesso di te, è il regno dei cieli che sta arrivandosi. Questa è la conversione, ti converti per dare una svolta al senso e alla direzione della tua vita, non più fuggire, non più alienarti, non più cercare di risolvere i problemi con i criteri umani e mondani, ma la incarnazione è il seme che cade per terra. Se tu dai la tua vita per tuo figlio, se tu offri la tua vita e prendi su di te i suoi peccati, se tu prendi il rifiuto di tuo marito, di tua moglie, di quel collega, stai bonificando, fecondando la terra, la vita del fratello, di chi ti è accanto, di chi ti rifiuta. Gesù sarà rifiutato a Cafarnao, sarà rifiutato dovunque, perché si apre davanti a lui una voragine dove il seme deve cadere. Dio è entrato nella mischia, fratelli, e ha scelto la sua squadra per entrare in questa mischia e mischiarsi e immischiarsi e consolare, cioè entrare nella solitudine per portare il regno dei cieli, per stare con la solitudine, per piangere con chi piange. Per questo la tua sofferenza è importantissima, è fondamentale la malattia che hai, è fondamentale quello che stai vivendo. Perché? Perché attraverso questo tu avrai una parola, avrai una lacrima, avrai la compassione. Se Cristo dentro di te sta offrendo la vita per chi ti è accanto, quella terra, esattamente come la tua, è già salvata. Così Gesù cura tutte le malattie. Così Gesù trascina dietro a sé un fiume di persone salvate, i poveri, gli anawin, i malati, i poveri.
gli ultimi della terra, tu ed io, in questa scia meravigliosa che Cristo porta dietro di sé, che è la Chiesa, che è il regno dei cieli che si fa presente nel mondo. Cristo, offrendoti questo rifugio, che è lo stesso suo rifugio, questa casa della consolazione, questo villaggio della consolazione che è la comunità cristiana, lì tu impari cosa significa essere amato così come sei, sperimenti la misericordia e diventi tu stesso il Vangelo che Dio ha predicato attraverso il suo Figlio. Diventi tu Vangelo di buona notizia, cioè seme che cade laddove il Signore ha pensato.